Pizzeria Momò, aperto tutti i giorni, pranzo e cena. Con una settimana di ritardo siamo qui a presentare i nuovi acquisti della campagna acquisti di gennaio. Siamo molto contenti di aver rispettato tutti gli obiettivi che avevamo in mente. Erano dei giocatori che abbiamo cercato a lungo e alla fine siamo riusciti a centrare tutti gli obiettivi. Siamo abbastanza soddisfatti, speriamo che ci diano una grossa mano per centrare il nostro obiettivo. Ha detto tutto Raffaele, perché effettivamente gli obiettivi prefissati sono stati centrati, quindi è stato un mercato per me molto bello, perché ho visto l'intenzione dei giocatori a venire a Crotone. Abbiamo preso tre giocatori secondo me molto ma molto importanti per il nostro gioco, e sono sicuro che ci daranno una grandissima mano. Con le domande saporite? Sì, perché ho seguito un po' la parte finale del mercato, lo chiedo al direttore, sì. al direttore generale, chiedo scusa. Alla fine, come al solito, no, avete dovuto fare uno sforzo praticamente negli ultimi minuti, perché vi è saltato un giocatore e avete dovuto fare davvero le capriole per trovare un giocatore forse se non allo stesso livello, ma forse meglio di Vinkovic. In quei 25 minuti finali, che cosa succede al mercato, direttore? No, l'obiettivo era Vinkovic all'inizio, non lo nascondiamo. Poi abbiamo avuto, diciamo, il rifiuto del giocatore a voler venire a Crotone, fra virgolette, perché si sentiva che poteva dare forse qualcosa ancora alla squadra attuale. Non abbiamo ripiegato, perché non è stato un ripiego, c'è stata fatta una proposta chiara, quale quella di Marko Jankovic, ed è un giocatore che stimiamo tantissimo, pensiamo che sia per la categoria un giocatore importantissimo, perché nazionale del Montenegro, due anni di Serie A, Partizan Belgrado, è un giocatore con un curriculum di tutto rispetto. Poi ha fatto vedere cose che importanti, abbiamo detto subito di sì, perché penso che per la categoria sia un giocatore molto importante. E il rammarico di questa campagna acquista qual è stato, se si può dire? No, io penso nessun rammarico, perché noi vogliamo solo giocatori che sposino la causa del Crotone, quindi se non sono convinti è meglio lasciar perdere, quindi siamo stati convinti fin da subito degli obiettivi che c'erano prefissati e siamo andati dritti su quello, e fortunatamente abbiamo trovato dei ragazzi che hanno sposato la causa Crotone alla grande. Invece al direttore Corsino volevo chiedere, come al solito il mister vi chiede i ruoli, non certamente i nomi, però insomma sapete che per esempio Gerbo è un giocatore che con Stop ha giocato, avete fatto uno sforzo un po' maggiore per poter accontentarlo? Quando si completa una squadra certamente si parla con l'allenatore. La prima richiesta, siccome dovevamo prendere un centrocampista perché eravamo pochi a centrocampo e dopo l'infortunio specialmente di Zanellato, il mister subito ha detto Gerbo e noi l'abbiamo accontentato. Se voi vi ricordate, l'avete scritto anche voi, il primo obiettivo per l'attaccante dopo che se n'è andato Vido era Armenteros. Armenteros lo sa, e quindi, come ha detto anche il direttore generale, è stato un obiettivo proprio centrato, come pure Jankovic, dopo che l'altro giocatore ha rifiutato perché per esigenze sue personali, noi non pensavamo mai che Jankovic potesse venire a Crotone, perché è un giocatore nazionale, un giocatore, io essendo molto amico con il direttore della SPAL, mi ha fatto un sacco di telefonate dicendomi che il giocatore verrà sicuramente. Poi il rapporto che ha con Raffaele, con il suo procuratore, ha
abbiamo centrato, per me è un giocatore molto ma molto interessante. Sì, abbastanza era già fatta, c'erano 7 difensori, non penso che c'era da fare così tanto, non c'erano infortunati, quindi non era un reparto dove c'era da fare tanto, quindi ci siamo concentrati solo sulle esigenze, perché comunque il mercato di riparazione è principalmente questo, cercare di sopperire dove hai delle mancanze, quindi questo è stato. Continuano anche i rapporti con il Bolzano, è stato preso un giovane portiere. Sì, un giocatore molto molto interessante, rapporti che si ha con il Bolzano tramite il direttore, col direttore generale, si è preso un giocatore che lo voleva una squadra di Serie A, e questo bisogna dare atto al Gozzano, che ha mantenuto la promessa fatta. È un giocatore questo che secondo me può arrivare a livelli altissimi. Grazie. A posto con i direttori? Sì, possiamo passare. Quindi passiamo ai giocatori? Sì. Da Armenteros, in ordine alfabetico. Che ha domande per Armenteros? Sì, vabbè, comincio io. Presento. Sì, Luigi Saporito, Esperia TV, Gazzetta dello Sport. Ultimamente giocavi poco, anche se però un giocatore come Armenteros, che gioca 2 partite importanti contro Perugia e Cosenza e fa 2 gol e regala 6 punti alla capolista, insomma, mi veniva un po' strano come non trovassi posto nel Benevento. Adesso invece ti stai giocando tutte le tue chance in questo girone di ritorno. Sei convinto di questa mia disamina, oppure magari ti è rimasto un po' la mano in bocca di non poter essere rimasto al Benevento? No, come dice, gli ultimi 6 mesi ho giocato poco, la squadra girava, Benevento non si può dire molto quando la squadra vince quasi ogni partita. Così, no, aspettare il punto, è arrivato adesso il momento mio per far vedere dall'inizio, venire qua, altre opportunità, per farmi vedere, dare una grande mano alla squadra per questi mesi, per trovare l'obiettivo nostro. No, sono contento e pronto e caricato per dare tutto in questi mesi. Altre domande per Armenteros? Vista la prossima partita? Messo da archiviato la vittoria con la Cremonese, si va a Castello del Mare, un campo molto difficile, caldo, quindi come ci andare a Crotone? No, come ho detto, abbiamo un obiettivo, la squadra, penso, sappiamo che è sempre una partita fastidiosa a giocare a Castellammare, è un campo difficile da giocare, come ha detto, ma è così per ogni squadra che va a giocare, si deve andare tutti insieme e concorrere, non è solo il calcio in questo campo qua, è anche carattere e fa vedere che siamo più di una squadra solo che gioca il calcio come lo sappiamo fare. Abbiamo giocato contro la Cremonese, manco giocare tosti è duro contro una squadra così, è un obiettivo andare là e portare le 3 punti a casa. Che possiamo fare questo ruolo così? Penso no, ma per il mister è una cosa bella non avere tanto selezione per partite di calcio. Bella scelta. Sì, una buona scelta con tanti giocatori così. La condizione fisica, visto che c'è stato uno scontro di gioco, quindi subito come sta fisicamente? Sì, prima cosa, buongiorno a tutti. Fisicamente, prima sono arrivato a Crotone, ero diciamo molto bene, però dal primo giorno a Crotone avevo febbre, 4-5 giorni sempre 48-49. Se era 49 non sta. Sì, scusatemi, però adesso mi serve un po' di tempo per sì,
Marco, scusa, tu arrivi da un'esperienza di Serie A, hai giocato credo un'ora contro il Milan in Coppa Italia, sei pronto a calarti in questa dimensione? La Serie B non è la Serie A, dovresti riuscire a fare meno fatica da questo punto di vista. Secondo me c'è differenza a Serie A e Serie B, però non così tanto. Crotone è un, secondo me in quel momento una grande squadra, ci sono anche tante altre squadre che giocano bene, è difficile giocare, tutta partita è difficile, noi abbiamo il nostro obiettivo, sarà difficile fino a fine, però credo che noi possiamo andare in Serie A. Il già ti abbiamo visto sulla fascia domenica scorsa, sappiamo che giochi anche da centrale, quale altro ruolo ti farà fare Stroppa? No, penso solo quei due, con lui ho giocato mezzala e quinto, quando giocavamo a quattro ho fatto qualche volta il terzino, però soprattutto quando dovevamo attaccare, meno difendere, però ho quinto mezzala. Senti, quando hai saputo che ti cercava il Crotone non ci hai pensato nemmeno un attimo? Sì, no, quest'estate sono andato ad Ascoli con tanto entusiasmo, poi sono partito anche bene, a un certo punto c'è stata un po' di confusione nelle scelte, nel gioco, eccetera. Non mi aveva mai comunicato di essere in uscita, però quando è arrivata questa richiesta io volevo assolutamente venire qua, perché conosco il gioco, so come gioca il mister, come posso esprimermi io in questo spartito. E quindi volevo venire a tutti i costi qua. Tra l'altro dovevo venire già 10 anni fa, subito dopo la primavera, però poi... È la colpa del direttore sportivo? No. È molto preso. No, il direttore mi voleva, solo che poi non decidevo io che ero in prestito dall'Inter, quindi ha deciso l'Inter. Altre domande per Cerco? Sì, come ha trovato il gruppo? Mi sarebbe detto che si è inserito subito, Stroppa a parte, insomma. No, il gruppo si vede che è un gruppo unito, con ragazzi che remano tutti dalla stessa parte, quindi questa è la cosa che più mi piace. E poi giocano alla grande, i ritmi sono elevati e ancora mi devo adattare, perché ho perso un po' in questo tipo di gioco in questi anni, però si vede che hanno un'idea e vanno veramente forte. Ma per te il gioco di Stroppa è come andare in bicicletta, no? Non si dimentica mai. No, ancora adesso devo ancora rientrare un attimo nei ritmi. Sulla gara di sabato, un'altra trasferta ostica, anche perché insomma loro stanno facendo vedere di giocarsela e anche non solo sul campo, anche a livello caratteriale. Sì, no, lì è un campo in cui bisogna andare fare una prova di carattere, poi abbiamo le nostre certezze, che è sicuramente l'impostazione di gioco, quindi sicuramente andremo a imporre il gioco, cioè cercheremo di imporre il gioco e fare la nostra solita partita, però bisogna mettere anche quel qualcosa in più dal punto di vista caratteriale, perché quel campo lì è particolare. Ma anche come terreno di gioco, perché mi pare che non sia il massimo per giocarci. Poi una squadra tecnica come il Crotone magari potrebbe fare anche un po' di fatica. Sì, è un sintetico, adesso noi abbiamo giocato con l'Ascoli, l'hanno rifatto rispetto a qualche anno fa, però è comunque un sintetico difficile, ma non ci deve spaventare, anzi. A posto così? Per tutti? Vorrei dire una cosa importante, secondo me, perché in questo momento della stagione la squadra ha bisogno del pubblico. Perché domenica ho sentito, nei momenti di difficoltà qualche mugugno. Io penso che questa squadra merita semplicemente applausi e basta, perché essendo secondo in classifica dietro una corazzata come il Benevento, perché il Benevento è una squadra al di sopra della Serie B, con giocatori molto esperti, e noi dobbiamo essere tutti compatti come sempre siamo stati, e quindi io penso che il pubblico sarà decisivo in queste 15 partite. Chi gioca, noi
dobbiamo essere, come ho detto sempre, tutti compatti, l'ambiente, i giornalisti, i giocatori, l'allenatore, la società e il pubblico. Questo lo volevo dire perché domenica, non dico, ma qualche mugugno c'è stato, però i giocatori non meritano questo, perché abbiamo incontrato una squadra fortissima, una squadra costruita per vincere il campionato. E quindi ci sono dei momenti di difficoltà, però in quei momenti di difficoltà noi dobbiamo essere tutti compatti. Grazie.